partita, la prova su questi 50 metri sprint per Bosisio, Ludovica, Pasculli e Andrea. Il tempo di riferimento per questa prima batteria verrà ripetuta, la batteria numero 1 per Bosisio, Ludovica, Pasculli e Andrea. Intanto sul percorso per Gorgonita e Gauzzi già la batteria numero 2. 11:20 è il riferimento. Siamo in addirittura d'arrivo con un tempo di riferimento per questa batteria di Vieni. Femminile, tempo di riferimento per loro 10:39. Partita la prova anche per la batteria numero 5 di Gianni Scollo e Gatti. Vediamo al traguardo in questo istante con un tempo di riferimento di 10:08. Siamo anche in questo caso agli ultimi metri per questa prova sprint, il loro tempo di riferimento è 9:36. Batteria 10:23, questo è il riferimento. Cristofano Rebecca Canalisa Spagnolo Viola, potrete già sul percorso di gara pronti a dare il massimo questi metri conclusivi. Ecco l'arrivo, 10:60 è il tempo di partenza per la decima batteria nel programma. Partita la prova anche per questi tre atleti che compongono la batteria numero 11, 10:09 è il ritmo. Bene la partenza anche per le atlete sedili, Danna e Corti. Vediamo all'arrivo in questo momento chiudere con un tempo di 10:14. Bene la partenza anche per questi tre concorrenti. Il riferimento. Prende via la prova anche per Pierrico Palungo e Marasco. Vediamo già all'arrivo una caduta che coinvolge una concorrente. 10:44 intanto il tempo di riferimento. Ti comunichiamo per capire come più o meno si sta svolgendo. E partita intanto anche la prova per la batteria numero 15. San Martino Giulia, Catania di Melissa, Chia Clara. 10:82 è il ritmo. Bene la partenza anche per la 16ª batteria. Vediamo già sul traguardo finale. Il loro tempo è di 9:87. Pieno lo svolgimento, la prova per i concorrenti della 17ª batteria, 10:30 e parte la
batteria, di Mazzola, con il tavolo della vita, alla Verona, Alice, 9.32 è il tempo di riferimento per questa. Vai, vai che... Dica la prova per Ferranti, Agostoni e Langoni, atlete che vediamo avvicinarsi rapidamente ed eccoli al traguardo, 9.84 il tempo. Dica la prova anche per Cosinzi e Pasculli, vediamo già in prossimità del traguardo conclusivo ed eccoli chiudere la prova con un tempo di incremento di 10 e 19.